questa è un'esercitazione che abbiamo fortemente voluto, perché la gestione delle criticità connesse all'emergenza è una questione estremamente complicata. Oggi tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle emergenze stanno collaborando al fine proprio di efficientare la macchina dei soccorsi e dare delle risposte immediate in situazioni di pericolo. Oggi ovviamente si tratta di simulazioni, diverse simulazioni, dagli interventi nella scuola per il crollo di un soffitto, all'allagamento di un sottopasso, all'esondazione del fiume e persino una frana. Vogliamo oggi tracciare, diciamo così, quello spirito di collaborazione e quella fluidità dei soccorsi necessaria proprio a gestire le situazioni di forte emergenza. Importante è lavorare sempre sulla prevenzione. Come amministrazione comunale, con le forze dell'ordine, da tempo siete impegnati in questo campo? Sì, ci crediamo, perché Montesilvano è uno dei territori più pericolosi di tutto quanto l'Abruzzo, che subisce sistematicamente situazioni di forte drammaticità connessa agli eventi del tempo, perché nel momento in cui piove un pochettino più del consentito, mezza città si allaga, e quindi vogliamo lavorare con loro proprio per rendere la macchina dei soccorsi il più efficiente possibile. Noi dal nostro punto di vista abbiamo attivato tutte quelle procedure necessarie, come l'aggiornamento del piano di protezione civile, e siamo uno dei pochissimi comuni dell'Abruzzo ad averlo fatto, proprio perché sappiamo che gestire le emergenze è una questione estremamente complessa e delicata. Oggi tra l'altro queste esercitazioni riguardano il sottopasso qui di Viale Aldo Moro, la scuola Alessandrini, e poi sarete impegnati anche in una strada per una simulazione di frana. Sì, saremo impegnati in diversi scenari, perché abbiamo voluto fare massa critica, condensare tutti gli eventi e diciamo così, gli interventi successivi agli eventi in un'unica giornata. Oggi pomeriggio però ci sarà anche un momento didattico insieme agli esperti di Croce Rossa, di 118 e della Protezione Civile, per illustrare alla cittadinanza come e che cosa fare in caso di emergenza. Grazie.